Mi arrabbio quando qualcuno dice la mozzarella genevrina o svizzera, no? La nostra è una mozzarella pugliese fatta con il latte genevrino, latte locale. Questo mettere insieme la materia prima locale, fresca, con il savoir-faire, con l'artigianalità della Puglia, ci ha permesso di ottenere i risultati che abbiamo raggiunto in questi 12 anni. Mi chiamo Angelo Albrizio e sono nato a Bari. Sono arrivato a Ginevra nel 2003 per fare un dottorato di ricerca in storia della medicina e mi sono trovato molto bene in questa città e ho deciso di restare anche se non avevo ancora un lavoro stabile. E poi è nata questa idea di Casa Mozzarella. Andando in giro per la città ci siamo accorti che in realtà non si poteva trovare una mozzarella decente, dignitosa, come la consideriamo noi pugliesi o noi italiani del sud. Guardandoci attorno, perché io abito in campagna, abbiamo visto che c'è tanto latte di qualità e quindi ci siamo detti perché non far venire il savoir-faire qui a Ginevra e produrre la mozzarella come facciamo in Puglia, con dei maestri casari pugliesi, ma con latte locale. Il latte che utilizziamo sin dal primo giorno, quindi dal 1 novembre 2010, è raccolto dalle Latterie Unite di Ginevra. La cooperativa dei produttori di latte del Canton di Ginevra è una parte del Canton di Vaud. Quindi è latte crudo, intero, fresco, che ha 24 ore dalla mungitura e proviene dalle fattorie che sono a circa 30 km attorno al nostro sito di produzione. Quindi è un latte davvero di altissima qualità. La mozzarella è come il pane, si compra fresco tutti i giorni, in teoria non dovrebbe neanche andare in frigorifero, infatti noi consigliamo ai clienti di tirarla fuori dal frigo 2 ore prima. Deve essere mangiata il più fresca, quindi il più rapidamente possibile. E in questi anni abbiamo promosso la cultura della mozzarella su Ginevra perché la gente appunto era abituata a un prodotto che ha 3 settimane di scadenza e che non ha un grande valore, diciamo, gustativo, ecco.